Questo è il canale di La Vale Makeup. Non ti scorda! Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Questo è un video riguardante l'eye care, la cura dei capelli e come realizzare una messa in piega abbastanza, tra virgolette, semplice. Voglio premettere che io, questa è la quinta volta che faccio la messa in piega da sola, ho dei capelli molto molto spessi, sono tantissimi ed è difficile per me farla perché ci metto veramente tanto tempo. Secondo me è tutta questione di manualità, più la si fa e più la si riesce a fare, quindi la prima volta farà pena, sarà un disastro, ve lo posso assicurare, però piano piano riuscirete ad avere un risultato abbastanza decente. Io ho voluto fare una messa in piega mossa, abbastanza voluminosa, perché non piacciono i capelli piatti. Ho utilizzato una spazzola della Bioionic, questa qui della linea Blue Wave, mi è stata inviata gratuitamente, ma vi faccio una buona recensione di questa perché veramente mi è piaciuta. La cosa che mi è piaciuta di più sono le setole, che sono veramente tantissime, e queste sono fatte in fibra di nylon, una cosa del genere, e scusate che piena di capelli, e sono impregnate da 32 minerali che pettinando il capello vengono rilasciati sul capello stesso e danno lucentezza e compattezza al capello senza renderlo troppo elettrizzato. Io ho i capelli molto molto crespi, ragazze, tendenti comunque al capello mosso riccio, quindi potete immaginare, e ho il capello non tantissimo elettrizzato, non so se si può guardare. Solitamente quando li faccio con la piastra sono qui, sono tutti alti, invece c'è qualcuno sinceramente birichino, però non troppi, e li vedo molto molto morbidi, quindi mi è piaciuta. Io ho provato in passato a fare la messa in piega con una spazzola dei cinesi, quelle con le setole di plastica, però mi sono rovinate i capelli perché mi sono da strappare una parte dei capelli, non so come ho fatto, ragazze, perché per fare la messa in piega bisogna prendere il capello e girarlo. Guardate com'è semplice già farla con questa, subito si fa, subito si attacca, non si fa e si sciolgono, vedete, senza problemi, mentre invece con quelle con le setole di plastica si vanno proprio ad attaccare talmente tanto sulla spazzola che una volta per andare a sciogliere è difficilissimo. Infatti io mi blocco tutti i capelli, fu un casino, non so se anche voi capite ciò. Comunque, vi consiglio di vedere il video, questa è una spazzola ottima, come ho detto prima, e poi particolare perché non è fatta circolare, guardate, quadrata qui, cioè veramente. Poi questa è la misura più grande, se non erro, non so se se ne è stata una più grande. Comunque ha un manico molto molto morbido, quelli lì comunque analogici, come si chiamano quelli? Aspettate, non mi ricordo. Comunque veramente per facilitare la presa è molto morbido, mi piace molto la forma, è comunque facilissimo per me che sono un'inetta. Per quanto riguarda la messa in piega ci sono riuscita anche io, dopo vari tentativi ci sono riuscita. Vi faccio vedere come si realizza una messa in piega, fai da te. Spero che vi piaccia questo video e vi sia utile, e mi raccomando ragazzi, se voi sapete farla bene, messa in piega, mi dare qualche consiglio, datemelo perché ne ho bisogno, sono disperata. Ok ragazze, vi lascio al video, un bacione, e nell'info box tutte le informazioni per quanto riguarda questa spazzola veramente deliziosa. Un bacio, ciao! Allora, dopo che ho fatto lo shampoo, mi pettino bene bene i capelli con la mia Tangle Teaser, utilizzo quella, i capelli bagnati, li pettino proprio benissimo, cerco di togliere tutti i nodi che ci sono, ovviamente anche perché ho il capello molto crespo, quindi ci sono. Poi che faccio? Incomincio piano piano a dividere i capelli, la stessa cosa che fate per stirarli con la piastra, io così faccio anche i capelli bagnati per fare la messa in piega. Utilizzo la mia spazzola, la Blue Wave, prendo una ciocca di capelli non troppo sottile né troppo doppia né troppo spessa, la appoggio sulla spazzola e incomincio con l'asciugacapelli ad asciugare. Vedete il movimento delle mani? Deve essere un alto basso, così deve essere. Bisogna asciugarli per bene, fare cioè un paio di volte questo passaggio, così. E poi, aspettate, vi faccio vedere, fare anche, una volta che fate dall'alto verso il basso, dovete prendere i capelli e portarli verso l'alto. Vi faccio vedere adesso su quest'altra, con quest'altra clip. Asciugo, guardate il movimento, poi vi verrà naturale con la spazzola. Inizialmente ero veramente molto impedita nel fare questa azione, però adesso mi sto imparando.
Ok, guardate, prendo il capello e lo alzo verso l'alto adesso, così. Procedo nello stesso modo con tutte le ciocche di capelli, quindi vedrete me che faccio questi procedimenti con tutti i capelli. Allora, per quanto riguarda il ciuffo dipende in base al vostro taglio di capelli, io ho un ciuffo laterale, comunque mi piaceva portare il ciuffo sempre anch'esso un po' ondulato e ho realizzato, diciamo, una messa in piega con le punte rivolte verso l'esterno, vedrete alla fine un po' il risultato. Vi dico solo una cosa, che i capelli molto gonfi in questo video si vede, anche perché ho appena fatto lo shampoo, appena faccio lo shampoo i miei capelli sono molto gonfi, quindi questo risultato, il capello gonfissimo, mi è dovuto perché avevo fatto appena lo shampoo e pensate che dopo un'ora già i capelli erano molto molto più lisci, l'effetto gonfio andavo a scemare completamente e sono rimasti belli, comunque belli ondulati ma non tanto gonfi. Mi piace tanto questo spazio, devo dire la verità, perché mi dà dei risultati veramente professionali. Questo è il momento in cui faccio il ciuffo verso con le punte verso l'esterno e mi piace tanto. Comunque spero che vi piaccia questo video, che vi sia stato utile, anche se non sono tanto brava a spiegarmi, mi spiace, spero che con le immagini capiate. Un bacio ragazze, questo è il risultato finale, a presto, ciao ciao a tutte!